Riot Games e Twitch si sono messi di nuovo d'accordo per regalarci frammenti di skin, leggendari e non, emote e quant'altro. Questa è una nuova serie di casse che viene sbloccata mese dopo mese. Collegando Twitch ad Amazon Prime, andando alla pagina linkata nella descrizione di questo video e nel primo commento, troverete la pagina con tutte le informazioni per ottenere i vostri lauti premi e, ogni 30 giorni, dopo aver sbloccato la prima, ne potrete sbloccare un'altra gratuitamente. Se volete supportare il mio lavoro, potete fare il sub gratis con Twitch Prime, che mi aiuta a portare avanti tutto questo progetto. Godetevi il video! I simbolini, ragazzi, quelli del... quei login di Riot, sono praticamente l'indicatore che io sono un partner Riot, ho tutte le skin sbloccate. Halo Blades Azir è proprio brutto. What the actual fuck, sir? Bella Smokul, buon pomeriggio, buon pomeriggio. È meglio il tuo PC o quello dell'Alienware? Vabbè, il mio PC è fatto custom made, me lo sono montato da solo, è ovvio che sia meglio il mio. Ci sono 4.000 euro di componenti dentro, vorrebbe vedere, cazzo. Ciao Lupin Terzo Player, buongiorno, buongiorno. Bimus bam, no bro, non cominciamo con ste robe. Non mi metto a farvi spammare roba a caso. Al massimo potrete spammare le mie moto, ma non numeri a caso. Voglio proprio dissociarmi da quel genere di robe. Ma che cazzo sta facendo? What the fuck are they doing? Che cazzo fanno? Che cosa cazzo stanno facendo? Ma che cazzo era sta roba? Ma che cazzo? Yes. No, la cosa è divertente perché io ho piazzato la bomba per zonare e dico, se questo è un Enderman intelligente, lo ha cominciato a attaccare.
Non li capisco proprio. Questi due tizi sono strambi. Mi dimentico sempre che c'è il lume qua dentro. Era una brutta bomba per dire. Peccato. Canestro. Mamma mia. Dai, castare G2 e G. Ragazzi, no, ci sono di noi, siamo un boy oggi a castare. Ragazzi, ma seriamente? No, dai, ne ho bot lane, basta. Non è che non lo guardo Mystics, è che lo recupero dopo. Per quale motivo la goccia non si farebbe più? Bella The Gamer.
Bella Jack41, grazie mille per il sabro. Bentornato, bentornato per i due mesi insieme. Bro. Cazzo è il cooldown della Shyvana? Minchia! Cazzo è il cooldown della Shyvana? Ne ha sparati tipo due. Così basso è? Pensavo sinceramente fosse più alto. Mi dava la visione finale. Devo soltanto continuare a mantenere la pressione alta. Oh cazzo! Siamo 97-2, grazie mille per il sabro. Bella, caro. Bentornato, bentornato. No, qua ho cagato io fuori al base, mi ha fatto prendere fuori posizione. Sta torre va. Aio.
Lasciali a me questi che... Cecchinato. Ah, ho perso mezza vita da una Edishivana. Porca trota. Chi era quello d'attacco, Ezreal? Niente, non l'ammazza. Continua a vivere quella cazzo di Riven. Sì, Shyvana full AP è una di quelle robe strane che sta apparendo in giro nel mondo. Ed è fucking strano. E funziona, questa è la cosa brutta. Minchia. Mamma mia, ogni volta che vedo... Ah, vipa sta Riven. Di Alessandro. Ho piacere, ti piacciono quelle giacche. No, a volte penso che possono non piacere alla gente quelle giacche. E invece mi sorprendo ogni volta.
Ricordi quando giocavi Renekton? Minchia, quando non esistevano le ferite gravi per i campioni AD. Cioè, sì, c'era la cosa, quell'oggetto inutile che adesso è in verità abbastanza utile, che costa 800, come si chiama? Chiamata il Carnefice, Executioner's Calling. Però alla fine... che si chiama Shuri Mazir. Riven la sta proprio intanto. Ci data in base. No, cazzo. Sì, possiamo chiudere. Immagino che sia... per loro si è andata e quindi bel tentativo comunque. Nice try, my friend. Che azzir non prende Tonk. Autoattacco singolo. Ah! Urgot è tanto forte. È tanto, tanto forte in questa patch. Oh! Ezreal era molto bravo. Un champion interattivo, che cosa consiglio? Sai che non saprei dirti. Dipende da quelli che sono i tuoi gusti. Il fatto che abbia fatto più danno di Urgot è tutto dire di questo match, eh. È proprio tutto dire di questo match.